Edizione flash del nostro telegiornale. Buon pomeriggio. Consiglio comunale sul Lusentino in programma lunedì a Domodossola in videoconferenza. PD e lista Catrini presentano un esposto al prefetto. Consiglio comunale di Domodossola in videoconferenza di lunedì 3 agosto con all'ordine del giorno gli interventi per lo sviluppo del Lusentino. Denuncia di vizi procedurali e di legittimità. PD e lista Catrini presentano un esposto al prefetto. Chiedono la diffida al Presidente del Consiglio Comunale della convocazione in remoto e l'invito ad una nuova convocazione in presenza. Il documento è firmato da Claudio Rapetti Lombardo, Davide Bolognini, Gianluigi Bottaro e Rosario Mauro. La minoranza sottolinea: ribadiamo la nostra adesione allo sviluppo dell'Alto Lusentino, ma data l'importanza della questione, la relativa delibera consiliare deve essere esente da vizi di forma che ne possano determinare l'impugnabilità al TAR. Capiamo l'efficienza del Comune, ma essere così efficienti da anticipare sia le decisioni dei privati, che hanno depositato l'istanza di procedimento unico quasi una settimana dopo la commissione urbanistica, in cui a parere della maggioranza sarebbe stato illustrato appunto il progetto medesimo, sia la decisione del Governo, che ancora non ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale la proroga dello stato d'emergenza e non è chiaro cosa essa comprenda. Risulta francamente troppo aleatorio e quantomeno per la convocazione del 24 luglio illegittimo. Tale convocazione, aggiungono Rapetti Lombardo, Bolognini, Bottaro e Mauro, nulla a che fare con lo stato d'emergenza, ma solo con il diritto alle ferie dei consiglieri di maggioranza che non possono partecipare ad un consiglio in presenza. Se ora il diritto alle ferie è superiore al diritto che ha un privato di operare per sviluppare la città, forse bisognerebbe riflettere, proseguono e concludono. Noi chiaramente rimaniamo a disposizione per la convocazione di un Consiglio Comunale in presenza, anche convocato in via d'urgenza se ci sono necessità burocratiche che impongono immediatamente l'approvazione dei punti tecnici previsti. A Borgo Mezzavalle in Valle Antrona ha riaperto Casa Vanni con la nuova gestione, sono già arrivati anche i primi vacanzieri. Siamo qui a Casa Vanni e siamo finalmente dopo il periodo Il grosso del periodo Covid siamo riusciti a far partire l'attività turistico-ricettiva di Casa Vacanze. Certamente non è l'anno migliore per riprendere un'attività di questo tipo, però ce la stiamo mettendo tutta. E abbiamo fatto un sopralluogo con l'amministrazione comunale. I primi turisti hanno iniziato ad arrivare dai primi di luglio e quindi abbiamo insomma illustrato tutta la struttura e che finalmente è di nuovo funzionante per accogliere più turisti possibili in questa valle Antrona. Come amministrazione, come sindaco di Borgo Mezzavalle, sono contento che la struttura ricettiva funziona e ora attiva, post-Covid purtroppo, perché poteva essere già una realtà prima, però sappiamo tutti come è andata. E siamo contenti perché la struttura ricettiva Casa Vanni è una realtà molto importante per la Valle Antrona, ma per lo stesso comune, anche perché la famiglia Cittadino, il gestore, quindi è un valore aggiunto per tutto il comune. Quindi in nome dell'amministrazione siamo felici di questa realtà e sta dando i frutti perché è già da settimane che abbiamo molti turisti che soggiornano in struttura e quindi benvenga. Nuovo gestore e nuove modalità. Prima tutta la struttura era in capo al gestore, oggi solo le 5 camere doppie e la zona comune con cucina, senza somministrazione. L'ala principale di Casa Vanni resta in capo al comune di Borgo Mezzavalle, con il museo e le sale polivalenti. Da dove arrivano i turisti che hanno iniziato a scegliere questa casa vacanze? Da Belgio, Germania, Francia e non manca qualche nostro connazionale. Si tratta per lo più di coppie o gruppi di amici interessati al trekking, alla natura, alla scoperta del territorio montano della Valle Antrona e Ossolano. Casa Vanni accoglie i vacanzieri tutto l'anno. Il 20 e 21 settembre è previsto il referendum rinviato da marzo per l'emergenza Covid. Vi illustriamo le modalità di accesso agli spazi gratuiti messi a disposizione da VCO Azzurra TV e destinati ai comitati referendari. Referendum 2020, avviso ai soggetti interessati. Televicio 2000 SRL, titolare dell'impresa di radiodiffusione televisiva in ambito locale, avente in concessione il marchio palinsesto VCO Azzurra TV, informa che intende diffondere messaggi referendari autogestiti gratuiti in occasione della tornata referendaria fissata per i giorni 20 e 21 settembre 2020.
A tal fine informa altresì che presso la propria sede, ubicata in via Montorfano 1 a Verbania Fondotoce, ufficio programmazione, numero telefonico 0323 58 97 11, indirizzo mail palinsesto@azzurra.tv, è depositato un documento, consultabile da chiunque ne abbia interesse, concernente le caratteristiche degli spazi a disposizione, nonché gli standard tecnici, le modalità e i tempi di consegna del materiale autoprodotto. Il documento è consultabile anche sul sito dell'emittente www.vcoazzurratv.it.